Italia. Prego, dice il numero 2. Buonasera Rab. Allora, quello che io capisco da quello che hai appena detto sulla decina è che la necessità è quella di aumentare la brama verso il creatore, verso lo scopo, e che la scelta è sempre una scelta personale. Allora io mi chiedo come posso nella decina stimolare, aumentare la brama verso il creatore, verso lo scopo, se ho capito bene. ממה שאני מבין אנחנו כל הזמן צריכים להגדיל את רוממות הבורא, רוממות העשירייה. איך אני יכול כל הזמן להגדיל בתוך העשירייה את המהלך הזה שאנחנו כל הזמן מרוממים את השם? הבורא זה תוצאה. Il creatore è il risultato dal lavoro nostro. Se noi siamo connessi, se noi abbiamo una relazione bella fra uno fra di noi, noi lo stabilizziamo a lui fra di noi. Voi mi avete creato, mi avete fatto. Se noi non facciamo fra di noi queste relazioni nella decina, allora non esiste più il creatore, il Borè. Non verso di noi o in generale non esiste più. Allora, noi esistiamo in un mondo attraverso la forza ancora più superiore che non ha nessun atteggiamento, approccio diretto con noi. Forza automatica. Il nostro creatore, il nostro conduttore spirituale, noi lo stabilizziamo fra di noi, nella connessione fra di noi. E se noi non facciamo questo, noi ci troviamo sotto un sistema più elevato, che già non ha un approccio personale, non ci vede proprio. E ci vede in forma esatta, e ci porta in forma diretta alla correzione senza prendersi cura di noi.